Ciao, e ottavo video della serie, sono contentissimo, cavolo. Sono riuscito a fare 8 video di seguito, un video al giorno, cioè un impegno costante. E ciò vuol dire che la mia organizzazione è riuscita, ciò vuol dire che sono riuscito a fare ciò che volevo e quindi già una soddisfazione per me. Quindi, iniziamo con i concetti di oggi. I concetti di oggi sono principalmente due. Il primo è scuola come stile di vita. Cosa voglio dire? Allora, siamo tutti obbligati ad andare a scuola? Ok, siamo tutti d'accordo, siamo tutti obbligati ad andare a scuola fino a 16 anni, poi dopo più o meno siamo obbligati tutti comunque. Insomma, cioè. Seconda cosa, siamo tutti teenagers? Sì. E in quest'età, non conducendo uno stile di vita sano, stiamo influenzando il noi del futuro, lo stiamo influenzando negativamente. Se noi non dormiamo, se noi non dormiamo abbastanza, se noi non dormiamo abbastanza, quindi se noi siamo stressati, se noi siamo ansiosi, il nostro noi del futuro ne risentirà. Quindi per me in quest'età è fondamentale avere uno stile di vita sano. E essendoci la scuola al primo posto, poiché è obbligatoria, almeno per me è al primo posto la scuola, perché è obbligatoria. Cioè quando faccio le cose, la prima cosa che metto insomma, organizzo è la scuola, perché davvero la scuola ti può fare stare male e la scuola può influenzarti davvero moltissimo e nel tuo stile di vita. Perché per esempio se tu vai male a scuola e vuoi andare via quest'estate e quindi non vuoi essere rimandato, poi alla fine finisci per non dormire, studiare 24 ore al giorno ed è davvero una pazzia che peggiorerà la tua vita nel futuro. Quindi se invece metti la scuola al primo posto da settembre a giugno, credo che tu non arriverai alla situazione di dover impazzire a maggio. Insomma. E secondo concetto di oggi è che oggi sono andato in piscina, fuori dalla piscina ho incontrato un papà con la sua bambina e il papà ha detto alla bambina: io nella vita faccio lo scrittore. E allora mi ha fatto pensare, vabbè, che lavoro fantastico lo scrittore, e mi ha fatto pensare, ma io nella vita cosa faccio? Ovvero, cosa farò? Cioè, adesso facciamo tutti noi lo studente, credo che questo ci stia occupando tutti a tempo pieno più o meno. Ma nel futuro cosa faremo? Ovvero, non riusciremo mai a dire cosa faremo, qual è il nostro obiettivo finale, perché nemmeno dei quarantenni sanno cosa vogliono fare nella vita. Ma degli obiettivi intermedi noi possiamo darci, per esempio passare a giugno, per esempio avere questa media in pagella così da avere una borsa di studio, per esempio riuscire a sapere tutto di questa cosa così posso partecipare a un concorso. Insomma, degli obiettivi intermedi ci possiamo dare, che per me con questi obiettivi intermedi riusciremo ad andare a scuola molto meglio, perché saremo motivati. E quindi, ciò mi fa giungere a un'altra conclusione. Quante sono le categorie di studenti? Per me ce ne sono principalmente tre. La prima è gli studenti che studiano, perché trovano nel prendere un bel voto qualcosa di ricompensante, cioè prendi un 8, sei contento, entri in un circolo vizioso che ti fa prendere sempre 8 e sei sempre contento. Secondo tipo di studenti sono quelli che hanno bisogno di dei voti alti, quelli che hanno bisogno di voti alti per esempio per prendere borse di studio e per esempio per accedere a dei programmi che altrimenti non potrebbero. E così via. E invece la terza categoria di studente che vuole passare, vuole soltanto passare a giugno, che io, non gliene frega niente da scuola, che va a scuola perché è obbligato dai genitori. E insomma, e in che categoria ti metti te? In che categoria sono io? Non lo so. E quindi tutti i concetti li ho detti per oggi. Arriviamo alle conclusioni del video, ovvero il reportage quotidiano, lo chiamo io. E cosa ho fatto oggi? Oggi è il 30 aprile e davvero non ho studiato molto perché domani appunto è il 1º maggio, poi dopo sono stanchissimo da ieri che ho fatto un sacco di cose ieri pomeriggio, quindi mi sono principalmente riposato, la mia prof di ripetizione mi ha paccato oggi, quindi avrei dovuto studiare 2 ore fisica con lei, invece no, non ha paccato, quindi mi ha dato un motivo in più per dormire. Ma domani mattina studierò davvero moltissimo, credo, perché davvero mi devo rifare.
domani pomeriggio idem, perché il prof di italiano ci ha dato tipo 100 pagine da leggere che io non ho ancora letto, ma ce la farò. E be positive, insomma. Vabbè, e buona serata, buonanotte e ciao, a domani.